Grazie Presidente, grazie signor Ministro. L'interrogazione nasce da una evidenza che vorrei fosse compresa nella sua sostanza. Sulla base di provvedimenti legislativi regionali, 5.700.000 italiani hanno avuto una opportunità in meno. Sono i campani rispetto ai piemontesi, ai lombardi e così via. Ora, senza entrare nel merito sulla condivisibilità o meno di quel provvedimento legislativo regionale poi caducato, sta di fatto che c'è una situazione di difformità fra gli italiani. 5.700.000 italiani, i campani, non hanno potuto avvantaggiarsi di un provvedimento di legge nazionale. Cosa è successo in conseguenza di ciò? Chiaramente un imbarbarimento ulteriore della situazione per quanto riguarda il regime abitativo, e dove insieme ci sono stati interventi di edilizia abusiva speculativa unita a quella di necessità, e ovviamente ne ha risentito anche il tessuto economico commerciale. La richiesta che le formuliamo, così come, e concludo Presidente, grazie per il tempo in più, è quella di capire se in qualche modo il Governo, rispetto a questa evidente sperequazione, possa intervenire per rendere meno drammatica la situazione che i sindaci che sono in frontiera dalle nostre parti affrontano. Grazie. Giorno dopo giorno. Rispondo all'onorevole Formisano e agli altri interpellanti, rilevando preliminarmente che le problematiche dagli stessi evidenziati coinvolgono le competenze di molteplici amministrazioni centrali e locali e necessitano pertanto di essere esaminate e valutate congiuntamente agli altri soggetti pubblici interessati. In ordine al quadro normativo citato nel question time oggi in discussione, ricordo che il decreto legge numero 269 del 2003, successivamente convertito in legge, ha introdotto norme sulla sanatoria degli abusi edilizi. In attuazione dell'articolo 32 del citato decreto legge, la Regione Campania ha adottato la legge regionale numero 10 del 2004, peraltro dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 49 del 2006. Ciò premesso, mi pare doveroso evidenziare che il fenomeno dell'abusivismo edilizio, determinato in alcune realtà locali come quella campana anche da necessità di ragioni abitative, va inquadrato nel necessario bilanciamento di diversi valori di rilievo costituzionale, quali, accanto a quelli di natura sociale, quelli connessi alla tutela dell'equilibrata programmazione del territorio e del rispetto del patrimonio archeologico, naturalistico ed ambientale. In tale contesto si inserisce la sanzione accessoria di carattere amministrativo che impone la demolizione del manufatto abusivo e, se del caso, il ripristino dello stato dei luoghi rispetto all'oggetto dell'abuso acquisito ope legis al patrimonio del Comune. Ciò non esclude la possibilità che il giudice dell'esecuzione revochi l'ordine di demolizione, qualora sopravvenga un atto amministrativo del tutto incompatibile con lo stesso, quale la destinazione da parte del Comune del manufatto abusivo ai fini di utilità sociale. Sulla base di quanto sinora rappresentato, ritengo che qualsiasi intervento normativo che vada nel senso richiesto dagli interroganti non possa assolutamente prescindere da una sinergica, congiunta e preliminare attività di ricognizione e valutazione da parte di tutte le componenti istituzionali interessate in ordine alle concrete situazioni abusive poste in essere e al danno effettivamente arrecato al territorio e all'ambiente. Ministro, continuo ad essere preoccupato, un po' meno, ma così come lo ero prima della sua risposta, che è di tutta evidenza che vanno contemperate le esigenze di salvaguardia del territorio, ma quel che è avvenuto è un po' diverso, nel senso che lo evidenziamo, c'è abusivismo di speculazione, c'è anche abusivismo di necessità. E abusivismo di necessità in assenza di una normazione nazionale che non si è potuta applicare e in assenza o in presenza di inerzia di alcune cose che pure andavano fatte, penso per esempio al piano di sicurezza nazionale, vi sono una serie di strumenti non soltanto locali ma anche centrali che in qualche modo possono aiutare, così come non sfuggiva a noi che vi fosse competenza di più di Casteri su questa vicenda. Mi sarei almeno aspettato che lei, essendo titolare del rapporto diretto con la magistratura, in qualche modo, glielo chiedo formalmente, poi ci ritorneremo su questo argomento, si fosse fatta parte diligente nel convocare tutti i soggetti interessati,
ma lo dico con la preoccupazione di chi in quelle zone capisce che il dramma sta per esplodere ed è un ulteriore dramma rispetto agli altri drammi che la nostra Italia, in particolare il nostro Mezzogiorno, vive. Lì vi sono persone che con i risparmi di una vita hanno fatto la casa e poi vi sono una serie immensa di speculatori. Non è pensabile che in un paese civile tutti e due subiscano la stessa sorte. Questo è quello che chiediamo a questo governo, che dovrebbe essere un governo, almeno stando alle dichiarazioni che avete presentato quando vi abbiamo dato anche la nostra fiducia, attento a questi fenomeni sociali. Ci ritorneremo sperando che almeno il Ministro della Giustizia in qualche modo metta lui intorno allo stesso tavolo tutti quelli che possano fare qualche cosa. Grazie.